Quello laggiù è Leo. Sì. Ecco, vede? Tra un attimo siamo sulla Magliana, laggiù, a sinistra. Qui è tutto 6 o 7 metri sotto il livello del fiume. Agli inizi del secolo era un'enorme palude. I costruttori fecero degli enormi vasconi sotto le fondamenta dei palazzi per raccogliere le acque. Ma naturalmente questi vasconi devono essere svuotati con una certa regolarità, cosa che non avviene mai. Lo dica nel suo servizio. Via dell'Impruneta. Quella è l'Impruneta. Primi anni 70. Grazie a questa storia dei 7 metri, gli speculatori costruirono 2 piani in più e dei servizi previsti dal piano regolatore, in molti casi, non terminarono nemmeno le rifiniture. Senta, ma si potrebbe avere qualche dato? La densità edilizia è una delle più alte della città. 600 unità per ettaro. Il verde pubblico invece è tra i più bassi, intorno allo 0,4%. Pausa pranzo, 17 massimo a casa, ricordarsi dell'assicurazione. Ecco, 8:15 già fa festa. È chiaro, eccola là la madre. Chissà dove lavora. Veloncini, cornetto, la bomba. Oh. Questi come si svegliano, mangiano. Coperto, dico io. Attenti. Ecco, è di qua. Terzo piano, andiamo 15, che è tutto aperto. Terzo piano, andiamo 15. Ho capito, ragione. Mi raccomando. Va bene lì. Il freno a mano l'hai messo? Il furgone è arrivato 20 minuti fa. Abbiamo già scaricato il buffet, il frigorifero e i divanetti. Non è lontano. Visto 40, neanche 50 minuti. Non c'è la traffica, vero? No. Beh? Che ne dite? Schifo de palazzo, non ci stanno manco i citofoni. E che c'entra? Quelli prima o poi li metteranno. È modernissimo, ci stanno tutti i comfort. C'è pure l'ascensore che a via Merunana non c'era. Mezz'ora d'autobus e sei dentro. Miche! No, non mi sono fatto niente. Sono di gomma, no? Eccola qua la nuova casa. È bella, è brutta. Chissene. Tanto qui è pure dove stavamo prima. La paranoia è dappertutto. Com'è che diceva quello di Session Way? Life is a meaningful suffering. Assurdo di battersi senza significato. Fortuna che quando faccio 18 anni, zac, addio benedetta, mi taglio le vene nell'acqua calda, corda e sapone. C'ho un anno per decidere come. Allora, hai deciso dove vuoi stare, qua o là? Che me frega, guarda. Poi lo decido io. Va a finire il cambio idea e litighiamo. Madonna mia, che schifo di casa, Bruno. Beh, senti, io mi metto qua, Claudio, ti odio. Claudio, ti amo. Claudio, stupendo essere, non mi venire a trovare in questa casa triste dove vive il tuo amore triste. Claudio, perché non mi porti con te per sempre? Forever. Ma dei pazzi! Ma che se va a fare l'attentati?
tutto. Ti prego, te l'ha comandata. Cena alla Gabbara. Poi siamo andati tutti alla Balduina. Abbiamo fatto le tre. Le tre? Cioè, ma di loro chi ci stava? Quante ne vuoi sapere? Allora che appuntamenti ci stanno oggi? Oddio, te latte, prego! E dai, su! Dai, su! Allora, ci stavano Nela e Rizzitelli. Poi alla fine è arrivato pure Tempestilli. So carucci. A parte Bruno, Bruno Conti, gli altri sono tutti pischelli. Fanno tenerezza. Sì. Allora, vuole mandare a lavorare? Forza? Comunque c'ha ragione, è curioso uscire a quelli... Alle tre? Che facevo alle tre? Capirai. Sono andata a letto alle 11:30. Debora, ricordate la maschera per la signora Calabria, quella di rughe, eh? Ma farò bene a dargli tutte ste illusioni a ste ragazze. Ah, bisogna comprare il cellulite che è quasi finito. Ok. Ma che ne sanno come se sta a quasi 40 anni ancora a casa con mamma? Ecco. Grazie. Lo fai male, madonna. Coraggio, Adela. Adelaide. Bel nome da coatta mi è toccato. Buonasera, sarei il ragionier Marrone Michele della Scala D. Ragionier Marrone Michele? Ragioniere? Unanimità! E io ce l'ho detto. Ma come? Sono appena arrivato, non conosco ancora la situazione. E solo un giorno capito, io poi sono solo ragioniere e voi mi fate amministratore. Sapessi come hanno gestito. E mi hanno detto... Si vede che lei è una brava persona, lei è così competente. Allora mi sono detto, Michè, perché deludere questa brava gente che ti dimostra tanta fiducia? Perché non andare? Irene? Che c'è? Un momento. Ma niente, pensavo, se domattina a casa il telefonaggio altri carica va a avvertirli. A chi? Zia Rosa, Antonio, Franco, Maria, tua sorella Caterina. Avvertire di che? Che mi hanno fatto amministratore, no? Non lo so se è il caso. Già, e poi dicono che ci vogliamo dare le arie, è meglio di no. Oggi ho telefonato giù. Franchina si è sposata, sai? Oh. Con Gaetano, il figlio di Papaleo, quello che c'ha il ristorante. Dice ci stava tutto a tricarico. Ci stavano pure i bocchi. Re, che colpa mia? Se non mi hanno dato il tuo trasferimento? E da quando ci siamo sistemati qua? E non si buttano perché i soldi all'affitto come abbiamo romana. Perché muto le scate e poi si vedrà. Dice che hanno fatto pure i balli di nozze. Zio Vito ha ballato sul tavolo degli sposi. Ire. Sai di mica? Che ci compriamo la canzone e ci facciamo pure noi sti balli di nozze. Ire, ci compriamo il disco e balliamo io te.
Cafoni, è un palazzo di Cafoni, è una città di Cafoni. Se mangia, se beve, che ci frega, mamma. La capitale, io abito nella capitale. Buongiorno, io sono Roberto Scorlone, l'inquilino del piano di sotto. Sì, scusi tanto, venga. Arrivo, Scusi, ma nei lavori in corso ci ho messo un'ora e mezzo dalla genuflessione. Gli toccava la pappa una mezz'ora fa. Venga, mangi. E poi? Uno dovrebbe prendere il latte della centrale, non questo troiaio a lunga conservazione, ma tant'è. Diceva? Niente era per dire che magari mica per altro, signora, ma... È per il rumore? Non è possibile tutte le ore. Stefanino, la vuoi smettere con questo sonaglio che sono venuti a protestare? Vale. Sì, ragazzi. Forse è meglio che vada. Magari sono venuto nel momento poco opportuno e ho disturbato. No, che c'entra? Lei c'ha ragione. Ma lei signora non è di Roma, scusi. Stefanino almeno saluta, no? Oh, posso più la 127? Non t'azzardare più a prendere la 127 fin tanto che non c'hai la patente, capito? Irene! Buongiorno. Chi è? Irene, sono tornato. Sono 5 minuti. Vado a trovare... Sto Cerioni, mi faccio dare tutti i documenti che mancano e torno. Oh, regà, hai visto il toscano con chi sta a parlare? Quattiglio, quello è un pezzo da 90. E beh? Fai un discorso, armadie. Fai, famogli tutti insieme. La Tosca, hai forse ancora la bocca del latte, cerca Anna, te ne va. Chi cerca, scusi? Mi permette, sarei... Il ragioniere Marone Michele, nuovo amministratore del condominio. Sta appunto cercando il signor Cerioni che mi ha preceduto nell'incarico. E il signor Cerioni? Sarà andato in Africa, in America. E chi lo sa? Gli hanno dato fuoco a casa a quell'infamone. Dico io, ma siete pazzi? Ma non era meglio fargli il pignoramento? Prego? Ci ha rubato la cassa. Ci ha fatto pagare un sacco di soldi. Non ha fatto i versamenti. Mai più soldi al condominio. E poi, signor Scarpì, mancano tutti i verbali delle precedenti assemblee. Senza i verbali come fai? Molto gentile, signora. Ho un'idea. Vede, in questo condominio la gente si fa i fatti suoi. Così. Nessuno si interessa. Tu lo vuoi? No, grazie. E se qualcuno fa qualcosa, è come se la gente lo guarda storto, come se facesse le cose per il proprio tornaconto. Immagina un po'. È assurdo. Assurdo. Ma lei lo sa che tra poco ci taglieranno l'acqua, la luce delle scale, degli ascensori. Qui abbiamo 3 anni di arretrati. E non mica è uno scherzo, sa. Senta, se poi vuole parlare con qualche altro caposcala, faccia pure. Io le posso consigliare, non so, il signor Antonacci, guarda. Il signor Antonacci che fa il meccanico. Venga, venga. Lo trovo in quell'officina, vedi? Vada. Pensando a Caposcala pensavo che lei potesse... Capirai, Caposcala. Ma dietro tu con la Montezemolo. Comunque, aspetti un attimo. Ma Cesare! Ma Cesare! Dove sta andando? All'orto, dice che gli è uscita l'insalata. Capito, all'orticello laggiù. Come l'orticello? L'orticello dietro a Montarozzo. Nando Angelucci, è Caposcala della Scala C. Ti dite che lo mando io. Thank you.
Ragioniere, da sta parte, sto qui! Occhio al fossetto. Che gli stava a dire? Occhio al fossetto, no? Niente, niente, l'importante, l'importante è che sono arrivato. Mi manda il signor Antonacci. Riceve tutta la documentazione completa. Il regista che mi ha ereditato, soffitto l'83. Come faccio a capire qual è la situazione? Non so se vi spiego. Dunque, lei deve andare da Ugo. Aspetti che glielo scrivo, così non si sbaglia. Lei è molto gentile. Ecco, qui c'è tutto quello che gli serve. Buonasera. Buonasera. Di nuovo. Occhio al fossetto, eh. Ammazza come sta rolla bene, oh. Vedi, la fa pure con risvolto. Bestiale, oh. Da paura, oh. Ammazza, Tosca, sta canna tira che è una favola. Dici te, ci ho fatto infiltrare esse. Io dici te, mi io dici te, io te. Ma che mi vuoi dire? Senti, noi è parecchio che ci stiamo a pensare. Ma dove si può trovare sta roba per farsi? Una roba nel senso... Basta pagare. Se mettete i soldi insieme, il tipo ce l'avrai anche. Cioè, poi quanto ci vorrebbe? Ma dipende, 200, 300... 300! E poi... Cioè, che si sente? Non si può spiegare. È un flash. Quando ti monta, sta bene a bestia. Tutto un caldo... Ammazza, Tosca. Tre piatte solo per sentire il caldo. Maresciallo, ma sti registi devono stare pure da qualche parte. Insomma, così dice sta dottoressa, no? Uno al consultorio se deve andare entro 3 mesi, se no... Pure il formaggio fa venire il colesterolo. Sì, ci sono stato, con Giulio. Però non c'è niente da fare, perché se non conosci qualcuno che ti dà la spinta, ti manda il trabacco per la dottoria. Ma ci sono andato tutti, io devo fare. Manco le via grandi, davanti a fare. Eppure già, da un'amica tua. Invece ha ragione, dottoressa, no? Perché per gli altri... Signora, qualche volta a scuola questo ragazzo si deve pure far vedere. È tanto bene. Giuro, assoluta, te lo giuro. Che ti credi che non ti ho visto che ti sfrusciavi con quella strozzetta sotto al portone? Ma che stai a vista? Non sta parlando di me, non lo so. Mi accendo che sta. E se uscendo a piazza da Rai. Pronto? Che c'è un intermittente? Risponde alla segreteria telefonica dell'architetto Scarpini. Siete pregati? La segreteria telefonica, eh. E Vincenzo, sono papà, niente, era solo per salutarti. Senti, ti passa tua madre che mi sa camorria, sbrigati. Vincenzino, amore mio, mamma tua sono. Noi stiamo bene, speriamo di sentire pure di te la stessa cosa. Senti, Vincenzino, non ti troviamo mai, non ti fai sentire mai. Che ti ascoltaste un numero di telefono? E 52 23 26 lo sa, preciso lo sa. 06 in Roma. Va bene, senti, ti volevo dire. Bene, non c'è niente. Rosa interurbana, qua al giro, contatore gira.
Perché non mi faceste finire di parlare con Vincenzi? Ma tanto a casa non c'era. Noi ce lo chiamiamo e lui non risponde mai. Ma quello la sera esce. Magari stava a casa e ha messo la segreteria per non essere disturbato. Perché disturbavo un altro? Ma... meno se avessi maritato, avessi avuto figli. Per avere dei figli non c'è bisogno che si marita oggi, sai? Ma che dici, pensa? Rosa, i nostri tempi sono finiti. Non ti ricordi che per darmi un bacio mi ha fatto aspettare la prima notte di nozze? No. Segreta, me lo ricordo. Volta domenica e che faccio? Vado alla partita, ma di che squadra sono io? Pronto? Chi è? Luciana? Io benissimo, grazie. No, niente, stavo montando una libreria. Sai, ho fatto... oggi c'ho riposo, allora approfitto per dare una sistemata. Ma da dove chiami? Dal bar qua sotto? No, il portone è chiuso la domenica, sai, i citofoni non ci sono. No, che come no? Mi figurati, mi fa piacere. Scendo subito, arrivo. Io lo sapevo, non poteva essere. Torna, lo sapevo che tornava da me. Luciana. Ciao, come stai? Bene. Giancarlo lo conosce, no? Oh, ciao. Guarda, sono proprio contenta di essere venuta. Mi piace sta zona, sai? Abbiamo fatto tutta via della Magliana. Ci sta un'atmosfera. E qua è centralissimo, no? Ma che sta a fare? Caffè. Ma che è impazzito, il caffè? Cioè, praticamente è un veleno, Tisane non ce n'hai? Che? Tisane. No, c'è un po' di whisky. Meglio, fanno se male. Zitto. No, veramente? Non ti starò a scomodare che tanto andiamo via subito. Vabbè. Ammazza che casino. Ma come stai, Pi? Sei sicuro che stai bene? Io ti vedo un attimino teso, ansioso, pure un po' ingrassato. Dici? Sì, tu devi avere cura del tuo corpo, che se ti abbandona è peggio. E se si perde il controllo di se stessi... Luciana, io lavoro tutti i giorni, ma che devo fare? Ma Luciana, è stupendo! Non mi avevi detto che c'è stato pure il balcone? Ci mettevo il tappeto e ci famo pure la respirazione tantrica. Sì.
Chi è? Buongiorno, buona domenica. Sarei il ragioniere Barone Michele, il nuovo amministratore. Sì, ce lo so, c'ero pure ieri altri giorni alle elezioni. Dunque lei è al corrente del problema del distacco dell'acqua? Beh? Siccome per evitare il peggio... No, io non sono d'accordo. Lei non può fare tutto quello che gli pare. Buongiorno. Lei fa quello che gli pare, che a me non mi sta bene. Che si aspettava gli applausi. Buongiorno. Ma ragioniere mio, io gliel'ho detto. Comunque non ci smonti, eh? Insista. Senta, se vuole l'accompagno, sa, magari essendo in due. Volentieri, andiamo. Dove? Siamo andati dalla famiglia Premier. Che sarei il ragioniere Barone Michele. No, guardi, io non tiro fuori una lira. Stavo appunto spiegando, no, se lei mi lascia parlare. No, niente da parlare. Ma tanto so già tutto. L'unica cosa che non so è se lei è uno che c'è o ce fa, come dicono qui. E poi guardi, a me non mi commuove. E tutti gli amministratori sono ladri. Buongiorno. No. Guarda che lei sbaglia, ha capito male. Sto appunto cercando. No! Lei non deve cercare niente. Lei deve farsi gli affari suoi. Ce l'ha un lavoro, ce l'ha una famiglia. E allora cosa viene a rompere le tasche a noi? Ma che dici? Che dico? Allora, manca un rendiconto di gestione. Non c'è un riepilogo di spesa consuntivo, o no? C'è una contabilità che se qui viene la finanza ci sbatte in galera tutti, compreso il maresciallo, e lei mi viene a parlare di condominio. Ma per favore, guardi che io non sono un pirla, sa? Ma ragione Galli, voi ci sapete pure lei, maresciallo. Signori, questa non è una riunione di condominio, eh? Non esageriamo. C'è una sola cosa da fare, mettere tutto in mano al giudice e farla finita. Per cortesia, e non esageriamo. Che ti è successo? Do le dimissioni. Thank you.
No. No, no, no. Ragioniere, io la stimo tanto. Mi permetta di stringerle la mano? Non gliela posso dar vinta. Ma che dici? Mica dormi. Va, bisogna dare l'esempio. Compiere un gesto. Capite? Un gesto. Ma quale gesto? Che vuoi fare? Il botte che... sta in manca delle ragazze. I botte per il matrimonio delle ragazze. Sai che faccio? Pago io. Anticipo tutto io. Poi mi presento ai condomini e gli dico, buongiorno, sarei l'ingegner Marone Michele. No, no, no. Tu sei un pazzo. Dici ci trasferiamo a Tricarico e poi finiamo qui in questo schifo. Che tu lo sai che io a Roma sono sola e mica come te che la mattina vai in ufficio e i colleghi e questo e quest'altro. Ma c'è la novità, si prendono i risparmi, anni di sacrificio e tracca ed è tutto giù dalla finestra. E questo perché? Perché tu vuoi fare il grande uomo, il gesto vuole fare. Michè, mo il gesto te lo faccio io, te! Ciao Tosca. Oh. Vai, è libera. Grazie. Stefano! Oh mamma, cosa ci fai qui? Con te che ci fai qui? E a scuola? No, è sciopero. Come sei già andato e tornato? Sì, ma a casa così studi. Almeno a ginnastica tu ci vai oggi. Sì. Hai promesso che ti rifacevi il letto, non te lo sei rifatto. Michè, il caffè è pronto? Mi dai un bicchiere d'acqua? Un bicchiere d'acqua? Cortesemente, c'è sete. Papà, mamma, disastro. È andata via? Sicuramente l'hanno sospesa. Come sospesa? Certo, non hanno pagato le bollette. Insolvenza. Madonna, ma come facciamo senza acqua? E per quanto tempo? Mamma, sei te? Visto? Visto che senza acqua non è perduto? L'acqua è la prima cosa. L'acqua corrente, nelle case della gente, è una grande conquista. E ce la dobbiamo meritare. Ci sono avuti secoli per arrivarci. E mo? In un giorno che famo? Si butta via tutto? Vabbè, Michè, hai ragione tu. Ma che ha sbroccato, papà? Una rottura di un tubo interno. Prego. E bisognerebbe far dare un'occhiata da un idraulico, penso. Ma ci credi, ma è bellissima casa sua, eh? Piace? No, è... cioè, tipo certe case americane. Ma poi c'è un ordine. Non... cosa te la pensavo quando è venuta a casa mia? Si figuri, qua io vivo da solo, che ci vuole? Che scemo, non ho ancora offerto niente.
gocce di vino, martini, succo d'arancia, una menta. Ma non saprei, ho lasciato il bambino su. Pensa che io stavo con Guelfo dal 72. Ma quando è nato Stefanino, poco che Stefanino era piccolo, stavamo in questa comune, Guelfo ha preso e se n'è andato. È andato in Sud America. E insomma, non si è più fatto vedere per anni. T'ha lasciata sola? Beh, praticamente l'ho tirato su io. Poi, 2-3 anni fa, è tornato, ha detto Lia, basta, mettiamoci insieme. E siamo venuti a stare a Roma. Lui aveva un parente che gli poteva dare del lavoro e quindi siamo venuti qui. Appena arrivati è nato Mattia. Poi Mattia era piccolino e allora stava mettendo i denti, piangeva sempre, sai come sono i bimbi. E allora Guelfo si è irritato, ha preso e se n'è andato. E non è più tornato? Oddio, senti qualcosa? Sì, è il bambino. Scusa. Beh, l'infiltrazione. Beh, t'accompagno. Deve essere calmato. Meglio così? Sai, a volte quando fa questi riposini pomeridiani prende il ciuccio, poi smette a piangere. Sono troppo chiacchierona, vero? Non ti ho lasciato dire niente. Figurati. Mi hai detto che lavori? Alla SIP, capo tecnico della SIP. E sei di... Sono Veneto, di Treviso. Magari la prossima volta che ci vediamo ti racconto tutta la mia vita fino nei minimi particolari. Magari. Senti, devo telefonare alla mia amica, sai Tiziana, quella con cui lavoro, è rimasta incinta. Oggi faceva l'ecografia così si sa se è maschio o femmina. Bello. Sì. Poi io ho tutta la casa in disordine. Va bene, grazie. Prego, ciao. Ci si sente. Arrivederci. Ciao. Carina. È proprio il tipo che piace a me. Ciao. Stasera hai detto fine, no? E subito su che quasi pronto. Se no scendo giù e vedi. Oh, vabbè, raga, accompagnate sotto al portone, oh. Sì. Ma che so? Guarda un po'. Andiamo, oh. Cinema? No, è la televisione, c'è un brano che si fa in intervista. Andiamo a vedere. No. Questo grande cortile è il cuore della Magliana. Ma Franci, mazza di quanto magni. E la farà da grande a magnare come ho da magna io? Io da grande mi attengo a me, a te, a nonno e a nonna. E vedrò pure le raccomandazioni. Oggi essere sacerdote qui alla Magliana. Qui è come la Palestina, ci sono tante sconfitte ogni giorno, ma c'è anche una grande speranza. Torneremo su questa... Non vedi, oh, è cortile nostro! E il signor Michele Marroni... Allora, giusto, è una affare sul serio. Si prende, grazie a lei. Mi scusi. Irella! Stai vedendo la missione? Sì, sì, sto a vedere, sto a vedere! Qui si nutre una certa sfiducia verso... verso l'amministratore i servizi pubblici, verso quei tentativi magari non sufficienti di istituzionalizzare la convivenza democratica. Ma chi è l'amministratore? È il Marone, che ha detto chi? Zitti un po'. Amministratore, mo si è messo a far venire. Chi la capisce così? Non potrebbe usare parole più comuni di tutti i giorni? Ecco, per dare un'idea, in questo palazzo il mio predecessore ha fatto qualcosa di poco chiaro. Per quanto riguarda appunto le quote condominiali, ci sono stati degli amanghi e la gente ha perso la fiducia e giustamente non vuole più pagare. Hai visto? Così, no, e chi se lo aspettava? Quello dice che l'hanno chiamato pure al processo del lunedì. Lei capisce, senza acqua, senza luce, senza il gas. È come non vivere. Sì, appunto, è come non vivere.
Aspetta, Gaderì, ma fammi sentimo, ah, ciao, ciao. Una regione temporanea. Ma insomma, signor Marone, mi faccia capire, l'amministratore precedente è sparito con i soldi, i condomini si rifiutano di pagare. Quale sarebbe allora questa soluzione temporanea? Beh, diciamo che si è trovata temporaneamente la maniera di coprire la mancanza. In altre parole, questi soldi chi ce li ha messi? Lei? Beh, diciamo che mi sono permesso di anticiparli io personalmente, contando sulla sensibilità, ma non vorrei... Esibizionista! Un caso personale. Dunque lei... Se mi permette, mi scusi, io vorrei sarebbe bello che la gente avesse più fiducia tra di loro. Ecco, questo... Ma davvero l'ha messo papà i soldi? Signor Marone, mi scusi, chi l'ha dato? Ho la sensazione che lei stia seguendo un'illusione. È proprio convinto di poter ritrovare qui, alla Magliana, l'antico sentimento della solidarietà? Sì. Coraggio, Sgornò, Valdetti, Pasano. Tempo, ragione. Pasano. Pasano. Grego, Antonangeli e D'Alema. Signor Scarpino. Ecco. 4.728.000. Tombola! Signori, è più dell'80%. Ecco, se permettete lo ritengo un piccolo successo. Ma quale successo? Momento ragioni, mica penserà che sono tutte rose e fiori. E certo, ma quelle sono fatte impressionare al televisore, bastava da capo a 12. Giusto, sono d'accordo. Beh, non è che dovunque fa la televisione si risolvono tutti i problemi. E allora la Sicilia, la Calabria, la Sardegna, con tutte le trasmissioni. Bravo, maresciallo. Si va da noi, maresciallo, non è che c'è stata solo la televisione, evidentemente siamo pure un po' sensibilizzati, no? Sì, domani. È giusto, allora le capocce nostre non contano niente. E parli te, che stai sempre a vedere sentieri, quando ci si ama, anche i ricchi piani. Ma che stai a dire? Se la gente ci sta probabilmente sei d'accordo, tocca che incoraggiamo, soprattutto noi capiscala, che ce l'abbiamo una responsabilità. Parla di dignità e decoro, però ancora non è possibile che non siamo riusciti a trovare un locale definitivo per riunirci. Eh sì, ve credo, con sto freddo che fa, se stiamo tutti a congelare. Fammela a casa mia la riunione. E che cambiava? A casa tua fa freddo come qua. Siamo arrivati a Natale, ancora non siamo riusciti a facendo i riscaldamenti. E lei che ne dice, ragioni, eh? Scusate se mi intrometto, ma io tutto questo freddo non lo sento. E ci credo, maresciallo. Lei pare di smorzo. Squale? Luciana? Ciao, come va? Sì, sto al bar qua sotto. È capitato da ste parti. No, Giancarlo c'aveva da fa. Luciana, mi raccomando, al massimo un'oretta. Con sti sensi di colpa, cerchiamo di non allargarci. Però mi dispiace, come era ridotto l'altra volta. Oh, vieni, stavo un attimo a tenere. Scusa, che dicevi? A 1.500. Come avete fatto la stella a 4? No, che mannaggia che non sono venuto. Ma come, pure Ippolito? Ma allora gli è passata la paura. E come no, viene pure lui, sono tutti qui stasera a cena, Coppino e Giorgia. Vabbè, e fa una cosa, vieni pure tu. E chiami il radio taxi, no? 3570, e non vi lascia mai soli. Scusa, ora devo chiudere, c'ho gente. No, chi hai capito? Vabbè, cerca di venire, eh. Ciao, ciao. Allora?
Che mi dici, Perché fa il buffone? Lo vedi però, quando sto male mi dici rilassati. Quando sto bene... Luciano, sono Rinato! Scusa. Pronto? Ah, Peppe! Sì, vengono tutti qui. Sì, stasera tutti qui. Scusa un attimino, devo salutare una persona. No, che hai capito? Pasquale, senti, magari adesso non è il momento. Io volevo parlare un attimino di questa storia dell'appartamento, facciamo un'altra volta. Ah, lo vedi che sotto c'è l'interesse, però. Che palle, scusa, avevamo detto che ne riparlavamo, no? Ma scherzo, Luciano, non mi frega più niente l'appartamento, vienici quando ti pare. Io vado a Tordeschiavi, organizzo tutto tu, non c'è problema. Oh, allora? Perché non hai aspettato in macchina? Ma non era. Comunque tutto a posto, ha detto di sì. Allora il tuo sologo lo godiamo per il mese prossimo. Che cosa? Un trapen elettrico, un Black & Decker, che si è rotta la serratura, sono rimaste chiuse dentro. Siamo rimaste chiuse dentro! Bravo! Meno male, grazie, meno male che c'è stava lei. Tutto bene, non amo. Grazie, Cruciani, arrivederci, buonasera. Grazie, si faccia da un bacio, eh? Grazie. Che ridete, andate? Ridono, mi piano in giro. Chissà che pensano che se stamattina. Già, chissà che pensano. Magari pensano che mi sta a fare la corte e che mi invita a cena. No, io non volevo sembrare screanzato. Screanzato, ma che sagoma. Comunque per me, volentieri. Pure stasera. Stasera? Io sto all'interno 3 della scala A. Posso preparare qualcosa di speciale? Ah, casa sua. Ma sì, che usci mi ha fatto? Tanti ristoranti sono tutti uguali. E poi io sono di bocca buona. Tanto per dargli una dritta, scorpione ascendente d'oro. Cibo preferito, ostriche, colore rosa fucsia, pietra ametista e fiore orchidea. Di democrazia all'interno della scuola. Zitti! Per favore, zitti! Facciamo parlare il ragioniere. Dunque, ieri è venuta da me la signora Cadinari, quell'anziana dell'interno 22. Che è successo, dico io? Dice che si era sentita male, aveva chiamato la guardia medica per fare l'insulina. Quello è venuto, ha trovato il portone chiuso, non ci stanno i citofoni, e se n'è andato. No, ha ragione, io sono contrario ai citofoni, è pavone. A piscina, con campo da terra, il giardino con le aiuti. Mi scusi. Ma dove sta? Ma ogni uno. La prego, mi lasci dire. Ma facciamo le cose importanti. Ma si siede, razzo. Spontana, scelto. Ma mi faccia parlare. Spilà invece. Si può sedere. Ho capito. Il ragioniere, grazie. Il ragioniere vuole sottolineare che il citofono non è un lusso, per molte è una necessità. Certo. Persone anziane, ragazzi che devono uscire con le chiavi, qualcuno che deve ricevere qualcuno di sera. A me non mi ha trovato nessuno. Che significa? Sì, comunque teniamo presente che il problema dei citofoni è un'innovazione, quindi richiede un'assemblea straordinaria. Addirittura, perché in assemblea normale non basta. No. Purtroppo ha ragione il signor Pasano, in caso di innovazione ci vogliono almeno 2/3 delle presenze. Ammazza, 2/3, e qua non gliela fate. Guarda che te stai a sbagliare, si dice quando ce la famo, ci stai dentro pure te, A parte che te con qua voce non c'è bisogno di citofoni. Vado da Ricciarelli. Vabbè, se qui stiamo offendi, io me ne vado, do la dimissione a caposcala. Lo so. Sì. Calma, prova a entrare con la mia, dovete tenere la festa che c'è. Beh, scusate, ma ha ragione il barista però, Certo, per favore, certo, nessuno crede che è una cosa semplice, bisogna inventarsi. Sensibilizzare, far capire alla gente l'importanza della loro vita. Oh! Abbiamo fatto la resistenza e noi non riusciamo a far mettere i citofoni. E che cacchio!
Mi scusi, signor Cruciani, a parte il cacchio, ma lei quando è nato? Bella figura. Ma quanto la fai, Gramo? È buona, Tosca. Mica stiamo a scherzare. Sarebbero due piotti, ma se ne pigli un tot, se mettiamo d'accordo, no? Allora fai 2,50 m, vai. Beh, giusto perché sei te. Rabba, sei amico. Posso entrare? Sì, scusa, sono un po' intrappolato. Comunque. Dimmi, scusa, ma se non lo faccio adesso, sì. Il bagnetto. È che a me certe cose mi mettono un po' d'ansia. Scusa, io non voglio intromettermi nella tua vita, Questo sia ben chiaro, Io sono disponibile a darti una mano, questo. Me lo puoi tenere un attimo, grazie. Mattia? Mattia, Lia, io ti devo parlare però. Ma ti è successo qualcosa? No, non a me, che tu sei una donna intelligente, sensibile, ma anche fragile. E senza un uomo a cui appoggiarsi in un momento così delicato, io volevo dirti che sono qui per darti una mano. Ma di che cosa stai parlando? Di Stefanino, il figlio più grande, si chiama così, no? Allora, Barabba, tutto a posto. Tutto a posto, non ti preoccupare. Oh, fa modo, Sì, sì. Due Barabba. Oh. Allora, 3,50 mi ho detto, no? Beh, se vediamo qui fra 5 minuti, un quarto d'ora massimo, mi raccomando. Oh, ma perché non ce l'hai la roba appresso? Beh, stai scherzando? Mo giro con la roba appresso. La devo andare a pia. Che se gira con la roba appresso? Anzi, fa una cosa, perché mi presta il motorino? Così faccio prima. La deve andare a pigliare. Vabbè, va. Oh, un campana col gas che ce l'ha rapido, Non ti preoccupare. Senti, ce l'avete l'orologio? Così non mi sbaglio. Chi è? Un campana che devi padre, Il mio sta da orologiaia, capito? Ancora non mi ha detto. Ciao, regà. Ciao, peraltro. Vabbè, regà. No, macchina mi fa. Ma come ti permetti, scusa? Ma chi ti ha chiesto niente a te? Ma ti rendi conto? Io mi sono sempre tirata sui bambini da sola. Sì, sì. Non dico il contrario, ma... Guarda che capisco che quando c'è un problema, magari la prima tentazione è quella di negarlo. Però forse non mi sono spiegato bene. Non ti sei spiegato bene? Ti sei spiegato benissimo. Ma va a farti curare, omitomane! Fa un culo. No, non ci vanno i siringhi. Sta un po' avanti. Si pigliano dopo. Si fa la farmacia notturna. Ma regà, ma perché non andiamo a Villa Fabbrini a farsi? No, andiamo a Fucene. Tanto te c'è il foglio rosa, no, Tosca? Allora. C'è una spiaggetta che ci saliva con la macchina. Con la musica, il tramonto. Da paura. Certo, regà, che è proprio vero. Che io? Che? Che noi tossici ci siamo gli ultimi romantici. Oh, senti che testo pezzo. Ammazza, oh.
mal di testa. Siamo solo noi, generazione di sconvolti, che non ha più santi ed eroi. Siamo solo. Capirei che moglie da me, orologio sempre sa l'amichetto suo. Ma guarda che non è mica un amico, Cioè io lo conosco e basta. E poi alza tanto la voce. Ah, mo ne manca amico tuo, andiamo bene. No, mo te facile, 3:30 più il motino del miseria, capito? Pure l'orologio mio, sennò a me mia madre mi ammazza de botte. No, no, tranquilli, tranquilli. Forse sono dove andato. Provo a telefonarli, aspettate qui. Vedi un po'. Bene, sbrigati, oh. Io lo sapevo, mi sono giocato 2 mesi di paghetta. Mio padre mi ammazza le botte. Sì, è d'orologio mio, io lo dico a mia madre. Ah, raga, io ho detto, queste storie sono troppo tosse per noi. E state zitta, miseria. Stefanino, vieni qui, ti si deve parlare. Ciao Stefano, come va? Senti, Stefano, ascoltalo, ma ascolteresti il tuo babbo. Che è successo? Beh, io e tua mamma ci siamo parlate e ci siamo detti non è che Stefanino abbia bisogno di un po' d'aiuto. Ecco. E così abbiamo affrontato insieme il discorso di una di queste comunità di recupero per giovani che hanno problemi come i tuoi. Ci sono dei bravi psicologi. Che ma cosa dicono lì? Senti, Stefanino, è vero. E quella volta che ti ho trovato in tasca, comunque si chiama quella roba. E poi stai tutto il giorno a bighelloni. Non vai mai a scuola. Ma vi levate di una. Stefanino, che cosa? Vieni qui! Stefanino, per favore, vieni qui! Stefanino! Hai capito che sono al toscano, Capirai, quello dice che gli ha telefonato. E me è sparito pure lui. Ma che fa? E che vuoi fare? Aspettavo che scende giù. Te l'avevo detto. Stefanino, per piacere, aprici la porta, dai. Ti si voleva solo fare una chiacchierata. Facciamolo calmare. Non è che è. No, mamma, non aprire! Ma come non aprire? Ti prego! Ma perché? Piacere. Non riusciamo ad andare a comunità. Non c'entra nulla con queste storie. Vado a vedere se partiamo, ho bisogno di qualcosa. Ma dove? Colgo l'occasione per ringraziarvi per la sua collaborazione. Rivolta al costante miglioramento e di non so proprio ostiche, comunque una specie. Beh, uguale. I fiori, le orchidee non le trovavo. È tutto stupendo, non ti preoccupare, attento. No, niente. Ecco fatto. Allora? Buone. Che l'hai letta sul messaggero, la sua ricetta? No, no, non le guardo mai le ricette. Vino? Sì, grazie. Fa niente. Basta, basta. Niente, niente. Allora, cin cin. Al magico Black & Decker. Salate, eh? Ben fa niente. Così ci viene più sete, dato il vino ci stanno. Guarda, Todini, questo è Todini. E Silvia che va sempre lunga, guarda.
Aspetta, ti volevo far vedere una cosa. Sì. Vedi questo? Questo lo usiamo noi a casa per esercitarci, vedi? Ci si sdraia per terra così, gambe e braccia per aria, no? E si gira, destra si va a destra, sinistra si va a sinistra, capito? Destra, sinistra, sinistra, destra. Perché le mani sono come dei timoni, perché praticamente l'acqua è come l'aria. E come mi è venuto in mente di chiedere del paracadute? Quando è stato? Un paio d'ore fa. Che ti è venuto? Non lo so, non mi va di più. Parlo, quando parlo? Sta sempre in ufficio a fare le riunioni e l'altro. Maria, va che c'è? Non lo so, con mamma proprio non c'è sta comunicazione. Cioè, se gli devo spiegare come sono fatta proprio, cioè, io dentro, vabbè, cioè, mi sa che diventa matta proprio. Quell'altro, vabbè, un genio proprio. Claudio, che ne so, boh, non mi parla più, ti pensa, è stufato, che vuole andare a vivere insieme. Che sono grande. Ma io che faccio? Calma, calma. Tu a papà, queste cose le devi dire. Questo Claudio non me ne parli mai. So che lavora, no? Forse... Maria, forse c'è ragione lui. Oggi si fanno questi problemi matrimoniali, a convivenza. Uno cerca di capire come l'altra persona. E poi magari dopo c'è la sposa. Perché qui bisogna darsi una mossa, tutti quanti, per sensibilizzarsi. Il citofono, oltre che serve, è il sintomo dell'impegno di tutti, che se mettiamo d'accordo, non ragioni, Certo. Scusate un momento. Tutta la volontà, scusate. Ma voi certo, che non la fanno, sì, loro non la fanno. Ma guarda questi pazzi, per esempio, c'è tutto da ricoprire, da rifare, da ricoprire. Piano piano, cerchiamo ma di... Le promesse sono fatte, ma niente. Buonasera, ragioniere. Buonasera, signor Donacci, qua va? Cimbale, grazie. Vede, sto sistemando i manifesti della convocazione. Vuole che do una mano? Grazie, lei è molto gentile. Perdone, ne ho un altro ecco. Ho visto Fasano che stava facendo il giro porta a porta con Angelucci. Scusi, un pochino. Un pochino più qua. Ha detto che Scarpia e Cruciani stanno a studiare i preventivi. Dico, e io? Non so capo scala pure io. Non c'è un compito pure per me. Signor Andonacci, lei è il benvenuto. Grazie. Ecco. Va. Ho detto mamma che fra 5 minuti è pronto. Un momento che finiamo. Speriamo di farcela in assemblea. A volte ci penso. Avesse ragione lui. E se la vita non fosse, come dicono Jack Patrick, The Session Wave, Ed Boney degli Shans, John Hartley degli Holy Church and Bible, un assurdo di battersi senza significato. Se invece bastasse davvero che la gente andasse più d'accordo tra di loro. Allora, che ne dici? Eh? Sì, va bene. Ecco, un attimino. Oh, ma io devo uscire. Ma lo vedi che sto a scaricare? Scusi. Dica? Non c'è la signora Adelaide? No, stamattina non c'è, sta da un fornitore. Magari gli può dire per favore. No, vabbè, niente, ripasso io. Arrivederci. Pasquale! Ciao, ti ricordi, no? Come no? Cioè, ho cominciato a portare un po' di roba in modo che così ci avvantaggiamo col trasloco. Tanto già ti eri messo d'accordo con Luciana, no? Sì, mi sono messo d'accordo, ma ci ho ripensato. Come ci hai ripensato? Hai mon ballato già tutta casa? L'hai risballata. Ma poi tu che c'è?
L'appartamento è mio e di mia moglie, sono questioni fra me e lei, capito? Cioè, ma allora sei proprio stronzo. Invece di scaricare la tua negatività con Luciana, perché te li fai con me? Oh, ma che fai? Ma chi ti conosce? Ah, vedi, scorretto, mena con l'ombrello. Tu guardami quando sto su, eh? Sì, stai attento. Adelaide, ti volevo dire, questo lancio lo dedico a te. Grazie. Eccomi, arrivo! Guardami quando sto su, ti faccio un saluto! Sì, sì, ti guardo, ti guardo. Ma che ci sono venuto a fare? A farmi piangere da questo? Ma come ha guardato. Dove vai? Che ti ho detto qualcosa che ti ha offeso? Mi sono preso troppo confidenza. Ma vedi, dannatene. Ma perché? E me lo chiedi pure? Ma che ti credi, che la gente la puoi trattare così? Che te vengo a fare l'applausi mentre fai lo scemo? Ma che ti ho fatto? E che mai fatto? Niente mai fatto. Se non ti piaceva me lo potevi dire prima. Non lo capisci che non posso perdere tempo? Che la vita è un mozzico? Ma vattene, te voglio più vedere. Chi è? So io, mamma, apri. Allora, che tragedia. Andiamo a fare. Dai, dai, mica, beviti se siete sorti. Secondo me accadrà qualcosa. Dice la paura. Oh. Ma no, scusate, signore, quello è il singhiozzo, il classico sintomo della tensione nervosa, su. Magari, perché non lei fa reazione. Tutti va. Stasera. Ah, che ne sai? Io per sempre non mi porti chiave. Tu puoi andare a letto. A Gaeta. Che c'è? Io domani mattina a Catte Melinciani faccio qualcosa. Rosa, lo sai che ti fanno male? Una volta ogni tanto posso mangiare. Chiama di sfocare. Buonasera.
Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Ecco, finalmente abbiamo a disposizione il locale riunione. Questa sera siamo in tanti ed è già un grande risultato. Sì, l'anno prossimo fa una Coppa UEFA. Ecco, propongo di passare subito alla discussione dell'ordine del giorno. I preventivi delle ditte istallatrici sono a disposizione di tutti. Scusi, ma ste ditte come sono state chiamate? E certo, quando ci stanno i soldi da mezzo non ci sta niente da fare. Ma come sei lì? Ma che te stai a mettere? Calma, signori, calma, per favore. Ma questo è semplice. Calma, per favore, signori, calma, per favore. Questo è semplice. Chiunque faccia parte del condominio ha il diritto di indicare una ditta a suoi precedenti. No? A cui si richiede un preventivo dettagliato. Se poi noi riteniamo insufficienti i preventivi presentati, se ne chiedono altri. Comunque lo scopo di questa assemblea è solo quello di pronunciarsi favorevole o no all'installazione dell'impianto citofonico. Sì, però bisogna affrontare pure la questione dei piani, perché chi abita all'ultimo piano non è giusto che paga come quella a piano terra, se sente peggio. Ma chi te l'ha detto, scusa? No, è giusto, c'è sta dispersione. Per favore, signori, per favore, per quanto riguarda appunto la dispersione, ho interpellato personalmente le ditte e mi assicurano che con impianti appunto moderni non, il problema non esiste. E poi si tratta di un bene comune che rimane al fabbricato e tutti ne godono allo stesso modo. Sì, ma scusate, almeno vogliamo passare alla votazione della delibera, magari il fatto. Lo sanno prima o dopo. Sì, votiamo. Forse vota! Non votiamo che sarà discutere. Va bene, se siamo d'accordo procediamo alla lettura. Lo legge lei il testo della delibera? Sì, va bene. L'assemblea del condominio. D'acqua, la leggo io. L'assemblea del condominio di via Pescaglia 93, riunite eccetera, delibera quanto segue. È stabilita l'installazione di un impianto di citofono nello stabile, riguardante l'intero complesso di corpi e scale. L'inizio dei lavori si avvarrà della costituzione di un fondo speciale di lire, 30 milioni, e dovrà avere inizio entro e non oltre il 31 maggio prossimo 21. Allora, se vogliamo procedere alla votazione. Presidente. Allora, ci dovrebbero essere rappresentati numero 160 inquilini, di cui 93 per delega. La maggioranza è di 81 voti, quindi la metà più uno. Il totale fa millesimi 666. Alzi la mano chi è favorevole alla delibera. Io ne ho contati 109. È uguale, tanto la maggioranza c'è lo stesso. Permettete. Io avrei qualcosina da dire sulla correttezza della procedura. Correttezza della procedura? E che stiamo in tribunale? No, ma che c'entra? La procedura è la procedura. Intanto l'assemblea non è stata aperta ufficialmente. Come sarebbe? Scusi, c'è un presidente, un segretario, i verbali. Noi ci mettiamo a discutere con Galli. Sì, 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 ma non è stata dichiarata ufficialmente aperta. Ma scusi, questi sono... No, mica tanto, sa. E poi mi risulta che dall'articolo 1135 del Codice Civile si deduce che questa dei citofoni è da considerarsi un'innovazione. Pertanto la maggioranza deve essere di 800 millesimi. Guardi che lei è mal informato, il codice parla chiaro. No, caro signore, male informato è lei. Io propongo di rifare la votazione dopo aver ridiscusso la questione. Ma invece la zona non... Io a questa l'ammazzo. Sempre. Qui la votazione si è fatta. Noi abbiamo impiegato più di un mese per organizzare l'assemblea. Lei perché non si è presentato prima? Qui ci sono giorni e giorni di lavoro disinteressato. A parte il ragioniere Marrone, il sottoscritto, il signor Antonacci, il signor Cruciani e il signore Angelucci. Cos'è questo distruggere il lavoro degli altri? Cos'è?
si rende conto che qui la gente lavora non per l'interesse proprio, ma qui la gente lavora per l'interesse comune, anche per il suo. Ecco perché ci dobbiamo dare una mano, ha capito? Sì, caro maresciallo. Allora, se permette, le persone con cui fare comunella me le scelgo da me. E non sono certo i miei vicini di casa. Oh, ma in che senso? Oh, ma che serpio? Ma che criminale sei qui? Oh, ma come? Io voglio parto da capoccia. Può essere geometra. Forse c'è ragione lei. In questo condominio abita tanta gente brutta, povera, ignorante e maleducata. E io sono di loro. Sì, mi faccio chiamare ragioniere e non ho nemmeno diploma. E sono nato in un paese ricco solo di sassi. Sono un terrone, un cafone. E sa che gli dico? A me quelli come lei mi fanno pena. Perché saranno sempre soli e infelici, ha capito? Perché se siamo poveri e ignoranti, ma ci mettiamo d'accordo sulle cose, valiamo 100.000 volte di più dei presuntuosi e arroganti come lei. Scusate, non so che mi ha preso. Mi scusi anche lei, signor Galli. Magari ci si sente un'altra volta, eh? Sì, magari. Beh, ciao. Ciao. Ma è l'ultima volta che glielo faccio fare, eh? Mi devo pure convincere di comprare qualche cosa di nuovo. Mica per durare sempre così. Come va, Gaeta? Bene. Sai, ho imparato a fare le melanzane come le faceva mia moglie, con il sugo e il formaggio a pezzettini. Se qualche volta le vuoi assaggiare, senza complimenti. Che c'hai, Michi? Andiamo di là. Pensavo che si scema. Prima di andare qua, era tutta agitata, ma non sta meglio. Perché è agitato? Elena Angola, non glielo ho detto. Che cosa? È arrivata a trasferimento. Di trasferimento? Pensavo che è un peccato. Adesso buttiamo al vento tutto il lavoro che abbiamo fatto. D'altra parte, Elena, io posso negare. Sì. Mi dispiace che ve ne andate. Mi sostituisci te. Lo fai tu, l'amministratore. Ci stanno a fare i citofoni, il giardino e tutto l'indono a vedere Drazzi, mi raccomando, eh. Quando pensate di partire?
Non lo so. Ancora un trasloco. Beh, per il condominio non ti preoccupare, ci daremo una mano fra noi. Io, Fasano, Cruciani. Piuttosto vai a dare questa bella notizia a Irene. Ma vai! Ma porca miseria, Gaeta. Che c'è? Ero venuto per consolare te. E invece sei tu che hai consolato me. Scusa, proietti Adelaide. Sì, aspetta un attimo. Adelaide, c'è una cosa qua. C'è questo pacco per lei. Me? Sì, mi dovrebbe mettere una firmetta. Chi lo manda? Sono solo lei. Perfetto, buongiorno. Buongiorno. Adela, che hai fatto? Bingo! Allora ragioniamo. Ci rivediamo. Ma Irene, le chiavi. Ciao ragioniere, grazie di tutto. Ciao Maria. Ciao papà. Ti telefoniamo stasera. Mi raccomando. Andiamo. Oh, madone, va via! Oh, amministratore sta a partire! Hai visto che partono? Hai visto? Arrivederci, ragioniere! Se faccia sentire! Direi cortesemente, per accendere la sigaretta. D'accordo con miseria che c'è lo zio carrozziere, gli avevamo dato una sistemata alla macchina. Meno male, va. Così ci famo pace col Toscano, non se ne parla più. Pronto, Pasquale? So io, Adelaide. Ti volevo ringraziare del regalo. Ostriche e orchidee, avrei speso un sacco di soldi. Figurati, un pensierino. Che stai facendo? Sto per chiudere, quasi ora. Poi dopo non lo so, non c'ho niente da fare. Te che fai? Io sono tornato adesso, forse guardo la televisione. Ah, pure a me la sera mi piace guardare la televisione. Sai che mi sono tagliati i capelli? Io invece no. Sì che... Allora... Sì, ecco, arrivo! Mi stanno a chiamare. Allora, ciao. Io mo esco. Vabbè, ciao. Allora, ciao. Adelaide, aspetta, forse potevamo... Pronto? Adelaide! Ciao Adelaide. Ciao Adelaide, domani. Ciao. Ciao ragazzi. Adelaide! Che c'è? È bravo Pasquale. Mo l'hai capito che non c'è sta tempo da perdere, che la vita è corta, che bisogna far presto.